Ciao ragazzi, io sono Falconero, sono qua con un nuovo per scoprire se non voi Shovel Knight. Allora, questo è un gioco nuovo, recentissimo, che avrei sempre voluto provare, ma è uno dei quei classici giochi che dici sì, poi ci gioco e poi non ci giochi realmente mai. Devo ringraziare infatti il mio amico Antonio, che mi ha regalato una copia, permettendomi così di colmare questa lacuna che mi porto dietro da un po'. È un gioco peculiare, molto vecchia scuola nella struttura e nel concept, ma sono sicuro che ci regalerà più di qualche soddisfazione. Per cui, partiamo e vediamo se la mia grande attesa trova oh, allora, Shovel Knight oppure Plague Knight. Nicola, prendi la pala e affronta la sala principale, oppure tira bombe in questa ardua missione alternativa, oppure un tragico prequel da affrontare con la falce di Specter Knight. Vabbè, Shovel Knight, partiamo con la cosa ufficiale. Bene, la pala della speranza, registra il suo nome, Falco, vabbè. Per una volta facciamo Davide, dai. Svelo me stesso. Gioco come me stesso questa volta. Davide, va bene. Bene, accede alla modalità cambio corpo. Prima di cominciare vorresti cambiare il corpo di qualche personaggio principale? No. Perché dovrei? Bene. Sono carico, a pallettoni. Pronto ad affrontare qualsiasi cosa dovesse frapporsi fra me e la vittoria. Tanto tempo fa, le terre erano selvagge, popolate da leggendari avventurieri. Tra tutti gli eroi, nessuno brillava più di Shovel Knight e Shield Knight. Immagino che Shield Knight se lo so fregato a un certo punto. Ma i loro viaggi insieme terminarono alla Torre del Destino, dove un amuleto maledetto sprigionò una tremenda magia. Quando Shovel Knight si svegliò, la torre era stata sigillata e Shield Knight non c'era più. Col cuore infranto, l'addolorato Shovel Knight si rifugiò in una vita solitaria. Senza più campioni, la regione venne assediata da un vile potere, l'incantatrice e il suo ordine degli spietati. Ora la torre è aperta e incombe la devastazione. Sta per cominciare una nuova avventura. Quindi è il momento di tirar fuori la pala e ricominciare a picchiare forte, immagino. Oh, che tremi la terra. La posso saltare, spalare e basta, ok. Come nella più classica delle tradizioni. Non so se posso saltare sopra, ma penso di no. Io comunque, questo tipo di giochi riescono a tirar fuori un lato di me veramente molto bambino, abbandonato da tempo, perché abbiamo scoperto che non si può decisamente saltare sopra i nemici. Sono giochi che ormai, categorie che vengono molto trascurate. Dai, voglio vedere il primo boss. Ah no, pensavo che sarebbe stato un... Voglio vedere che succede. Ah! Ci sono arrivato con 3 anni di ritardo rispetto a un essere umano normale, benissimo. Checkpoint. Niente, siamo su PC, ma io sono ovviamente armato di pad. Che furbizia, oggi sto dando veramente grande prova di talento, devo dire. Forza.
Oh, vabbè, ma allora sono proprio io oggi, eh. Dunque, vedete che sto fare allenamento con questo tipo di giochi, vero? Manco poco. Forza. Ah, ma è tipo Dark Souls che rimane qua la roba, benissimo. Bene. Ah. La vedo. Penso che questo tipo di strategia sia la chiave di tutto in questo gioco, bene. Primo boss è andato giù. Boss poi, non penso neanche che lo fosse, sinceramente. Veramente un gioco particolarissimo. Spala, spala. Spala per la vittoria. Una spalata per la vittoria. Immagino sia un gioco con tanti passaggi segreti. Adesso che... Ma porca miseria. Adesso è venuta fuori questa dinamica di sfondamento territoriale. Allora, adesso a sinistra, non vedo a sinistra. Avevo ragione. Ho trovato una nota. Ignoro a cosa serva, ma immagino che lo scopriremo prima o poi. Voglio un boss serio. Allora, per arrivarci è chiaro che... Ok. Richard Benson, sei tu? C'è lui sotto a... Ah, guarda, ci avevo letto, avevo visto il pollo. Devo ammettere che il dubbio mi è venuto. Andiamo senza perdere tempo. Un attimo, no? Prima di... Poi torno. Ecco, infatti. Ma là c'è un tesoro e io lo voglio. Porca miseria. C'è nient'altro? Non è ben chiaro il modo in cui io dovrei raggiungere quel luogo, ma... Voglio vedere un boss. Voglio vedere un boss. Porca miseria. Adoro questa dinamica del rimbalzello. Ma porca di quella miseria. Ah. Ho rosicato. L'aver lisciato. Vabbè, allora dillo che sei. Che sei un maledetto. C'è un'altra volta il boss. E... Che poi è un mini boss. Ok. Bravissimo. Mi sei piaciuto tanto. E quello mi sa che resta là. Io non possa... Sì. Ma...
necessito di un l'ultimo, no, a parte questo era il terz'ultimo checkpoint, quello in cui mi sono bloccato. Dai, nascosti nell'erba come piccoli Viet Cong. Ma perché rischiare la propria esistenza per qualcosa di così futile come un gioiello? Ecco. Via. Ecco, adesso posso anche rischiare la mia vita volendola. Black Knight, sapevo che prima o poi ti saresti fatto vivo. Codardo ceruleo, torna sui tuoi passi, Shovel Knight. Qui non c'è più niente per te. Fatti da parte, Black Knight. Non sono qui per discutere con te. Devo tornare alla torre del destino. La tua assenza ha offuscato i tuoi sensi. Non vedi? Tutta la valle è stata conquistata dall'incantatrice. I suoi invincibili cavalieri dell'ordine degli spietati non ti permetteranno di raggiungere la torre. Ma tutto questo non importa, perché chiunque dia la caccia all'incantatrice dovrà affrontare me. Affila la tua pala. Allora, PM sotto. Ma lui corre e basta. Ma che c'avrei tanto da ride? E fatti a chiapp... Marca miseria. Sei scorretto, fattelo dire. Io posso subire altri due colpi. Sì. Ma non m'ha saltato, porca miseria. Dai, gli devo dare una barca di colpi ancora. Non te n'anna, porca miseria, niente, sono quasi morto. No! Peggio degli sconti da Sekiro, porca miseria. Ciao miseria. Ho rosicato, sì, a sto giro dico la verità. Se magari... Grazie. Venga che mi serve il resto. Ok. Shitua. T'ho messo bene, dai. Ma porca... Tanto te la metto alla pala adesso se vai avanti così. Sei all'angolo, come nei migliori Tekken. Bene. Io mi sono ufficialmente intrippato potente su questo gioco. Bene. Finisce così, senza neanche un perché. Gioco meravigliosamente vecchia scuola. Mia.
Ah, ecco. Quindi noi abbiamo il villaggio. Dovremmo giocare anche in coop, volendo, tra l'altro. Bene, ragazzi, io direi che per adesso possiamo fermarci qua. Fatemi sapere cosa ne pensate di Shadow Knight. Vi lascio il link a cambio sondaggio in alto a destra. Il link al sito ufficiale in descrizione, affinché possiate giocarci anche voi qualora lo vogliate. E un grazie di nuovo ad Antonio, al mio amico Antonio, per il bellissimo regalo. Insomma, lui sempre cose di grande classe e raffinatezza, devo dire. Questa si conferma tale anche questa volta. Per cui niente, ragazzi, io ringrazio tutti per aver visto il video e noi ci vediamo alla prossima.